Star Trek in Podcast presenta Finestre sul cielo, le Perseidi e la Superluna. Lo sciame meteorico delle Perseidi è il più celebre e raggiunge il massimo di intensità il 13 agosto di quest'anno. Si tratta di uno dei fenomeni celesti visibili ad occhio nudo più popolare. Raramente si ha la fortuna di assistere a una vera pioggia di meteore, e questo accade quando appaiono in contemporanea più scie luminose, oppure quando si assiste alla caduta di un bolide. Ecco che un senso di meraviglia, di stupore e di mistero avvolge tutto noi stessi. Cerchiamo di capire meglio il fenomeno delle stelle cadenti, che stelle cadenti poi non sono. Nel suo incessante e infaticabile viaggio intorno al Sole, il pianeta Terra ha sempre attraversato zone in cui si concentrano numerosi piccoli corpi celesti, che altro non sono che frammenti di comete o residui originati miliardi di anni fa durante la formazione dei pianeti del nostro sistema solare. Le stelle cadenti, il cui nome corretto è meteore, sono polveri che penetrano nell'atmosfera terrestre ad altissima velocità ed evaporano a causa del forte attrito, lasciando quelle scie luminose, a volte colorate, che noi possiamo ammirare. Esse si disintegrano tra i 120 e i 90 km dal suolo e a volte alcune riescono a raggiungere la superficie terrestre. In questo caso si parla di meteoriti. Il primo a scoprire cosa fossero in realtà le stelle cadenti fu Giovanni Virginio Schiaparelli, astronomo di origini piemontesi e direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera in quel di Milano. Nel 1866, dopo accurati calcoli, Schiaparelli correlò la pioggia di stelle con il passaggio della cometa Swift-Tuttle. Questa cometa, avente un periodo orbitale di circa 133 anni, fu scoperta nel 1862 ed è responsabile dello sciame meteorico delle Perseidi. E il nome Perseidi deriva dal fatto che lo sciame sembra provenire da un punto, chiamato Radiante, situato nella costellazione di Perseo. Le Perseidi vengono anche chiamate Lacrime di San Lorenzo e il motivo è dato dal fatto che, secondo la leggenda, sono le lacrime del santo messo a morte dall'impero romano il 10 agosto del 258 d.C. Ma torniamo a noi con qualche curiosità. Nell'antica Sparta, il re veniva sottoposto ogni 9 anni al giudizio delle stelle. Se nel 9° anno veniva avvistata una stella cadente, il re veniva deposto in quanto considerato segno sfavorevole. Nell'antica Persia, invece, erano associate a demoni femminili che attentavano all'ordine cosmico. Completamente diversa la versione del Medioevo, esse infatti erano considerate anime dei defunti che trasmigravano dal mondo terreno. Quest'anno, nubi permettendo, e con la luna in fase calante, il fenomeno sarà facilmente visibile ad occhio nudo, a patto di scegliere un luogo molto buio, con un'ampia visuale e pochi ostacoli naturali o artificiali sopra l'orizzonte. E veniamo alla Luna. La Luna sarà piena il giorno 1 agosto 2023. Anche questa volta si tratterà di una superluna. Infatti, il nostro satellite sarà ad una distanza dalla Terra di soli 356.000 km. L'ultimo quarto si avrà il giorno 7 agosto e il 16 avremo il fenomeno celeste della Luna Nuova. La sua sottile falce sarà già visibile a partire dal giorno 18 e il 24 del mese tornerà al suo primo quarto. E infine una interessante congiunzione tra la Luna, il pianeta Giove e l'ammasso aperto delle Pleiadi. Nella notte dell'8 agosto, guardando verso est a partire dalle ore 1:30 e per tutta la nottata, potremo ammirare al centro la Luna in fase calante, Giove alla sua destra e l'ammasso delle Pleiadi alla sua sinistra. Ho
Ogni mese le finestre sul cielo vi invitano ad osservare i corpi e i fenomeni celesti visibili ad occhio nudo. Si tratta di eventi da astri che, nubi permettendo, si vedono facilmente, pertanto accessibili a persone di ogni età. Questo con l'intento di coinvolgere le scuole, le famiglie e tutti coloro che vorranno. Seguite le puntate in podcast. Vi accompagneremo nelle osservazioni di questi eventi e vi aiuteremo a compilare il vostro diario celeste. Star Trek in podcast vi dà appuntamento al mese di settembre e all'arrivo dell'equinozio di autunno.